Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del TG6. In apertura le novità governative per un ritorno alla normalità. Dal 18 giugno, infatti, è disponibile il sito internet per richiedere il Green Pass. La certificazione potrà essere richiesta da tutti i soggetti vaccinati, dai guariti dal Covid o per chi risulta negativo al tampone. Vediamo. Le riaperture post-Covid e un lento ritorno alla normalità passano anche attraverso il Green Pass. In Italia il Premier Draghi ha dato il 17 giugno scorso il via libera alle modalità di rilascio delle certificazioni digitali Covid-19, che faciliteranno le partecipazioni ad eventi pubblici per poter prendere parte a cerimonie o eventi civili o religiosi. Allo stesso modo sarà necessario anche per far visita a parenti o conoscenti in ospedale, case di cura o residenze per anziani. In prospettiva, ma qui la questione non è ancora del tutto chiaro, si dovrà essere in possesso del passaporto vaccinale anche per poter entrare in discoteca una volta che a questi locali sarà consentito di riaprire. Il certificato verde europeo entrerà ufficialmente in vigore dal 1 luglio. Si tratta essenzialmente di un QR code da custodire sul proprio smartphone o da stampare e che, una volta inquadrato, darà tutte le informazioni utili a certificare l'immunità al virus da Covid-19. Il Green Pass non sarà altro che un lasciapassare per muoversi liberamente all'interno dell'Unione Europea, che in questo modo potrà mettere in soffitta le vecchie restrizioni, dalla quarantena alla necessità di un tampone. I requisiti per ottenere il Green Pass sono essenzialmente tre: essersi vaccinati contro il Covid-19 con le due dosi, in questo caso la validità del certificato avrà durata variabile dai 12 ai 9 mesi, in base al tipo di vaccino ricevuto. Inoltre si può dimostrare di essere guariti dal Covid-19, qui la validità del certificato sarà di 6 mesi, o di aver effettuato un tampone molecolare da meno di 48 ore, con validità del certificato fino alle 48 ore successive. L'Italia, come altri paesi dell'Unione Europea, ha scelto di rilasciare il Green Pass anche dopo la prima dose, ma in questo caso gli altri paesi saranno liberi di non riconoscerne la validità e di richiedere un test. Nella nostra penisola, dal 17 giugno è operativo il sito dgc.gov.it, dove entro il 28 giugno verranno messe a disposizione tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate, con la piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle certificazioni, che sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni. La certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su PC, tablet o smartphone. In alternativa potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia, utilizzando la propria tessera sanitaria o tramite l'app Immuni. Il ritorno alla normalità vuol dire anche primi spostamenti, infatti è arrivato anche il primo stop ai lavori nel weekend sul tratto abruzzese della A14. Un sospiro di sollievo per i residenti delle città costiere, come spiega il sindaco di Silvi, Andrea Scordella. Paolo Renzetti. Primo weekend senza gran parte dei lavori che c'erano stati fino ai giorni scorsi nel tratto abruzzese dell'A14. Siamo con il sindaco di Silvi Scordella. Sindaco, allora qual è la situazione oggi e se veramente, insomma, anche dal punto di vista del traffico, state già notando in queste primissime ore una situazione migliore? Sicuramente oggi è il banco di prova per vedere la viabilità sull'A14. Oggi stiamo monitorando un pochino i flussi di traffico. Sicuramente per il momento non ci sono grandi problemi. Aspetteremo le ore centrali e soprattutto verso la sera, dove i tanti turisti che hanno affollato, diciamo, le spiagge, penso, insomma, avremo qualche problemino, però stiamo monitorando, aspettiamo di vedere la giornata come evolve. Sappiamo che questi lavori dovranno continuare, diciamo, fino alla metà di luglio e dunque sospenderli almeno nel weekend dà una boccata d'ossigeno alle città costiere, al turismo e soprattutto ai tanti cittadini che si mettono in marcia nel weekend. La statale 16 resta però una strada di per sé con percorribilità molto intensa in alcune ore della giornata. Sì, è sempre il solito appello, lì va presa, diciamo, una situazione sicuramente strutturale che, a seguito della nostra richiesta di portare, diciamo, la famosa variante 16 su un tratto che ormai è congestionato, e dunque stiamo spingendo e stiamo cercando veramente di ottenere quel risultato di un anello di congiunzione tra l'asse attrezzato e la circonvallazione dell'area metropolitana e diciamo, il nostro tratto che ormai è saturo da questo traffico.
Cambiamo argomento. La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare ed emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano nei confronti di 12 soggetti, tutti indiziati di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di carattere transnazionale. Luca Pulsoni. 12 misure cautelari nei confronti di altrettanti indiziati ad appartenere ad un'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando. Questo è l'esito dell'operazione Tiguan, condotta dalla Guardia di Finanza di Rieti e coordinata dalla Procura della Repubblica di Avezzano. Il provvedimento consiste in 4 custodie cautelari, 2 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 8 obblighi di firma alla polizia giudiziaria. Nella Marsica sono 5 soggetti coinvolti nella maxi inchiesta, tra cui un uomo di 63 anni residente a Celano, attualmente agli arresti domiciliari. Obbligo di firma per una donna di 48 anni di Celano, un uomo di 61 anni e una donna di 60 anni, entrambi di Avezzano, e per un 52enne di Trasacco. Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle di Rieti hanno accertato l'esistenza nel territorio reatino di un canale di fornitura di sigarette artigianali di contrabbando, alimentato da soggetti con base ad Avezzano, ma capeggiata da soggetti fisici e giuridici operanti nelle province di Perugia e Avellino. Ingenti quantitativi di tabacco sottratti ai canali commerciali aziendali e destinati ai contrabbandieri per la successiva lavorazione in sigarette o tabacco trinciato. Il sodalizio aveva inoltre avviato un nuovo progetto criminale con la creazione ad Avezzano di una fabbrica clandestina di tabacco per narghilè, destinata a produrre decine di tonnellate l'anno da immettere sul mercato nazionale e internazionale. L'edificio allestito con costosi macchinari nonché dotato di sofisticati sistemi di videosorveglianza veniva reso operativo da tecnici di origini medio orientali, detentori di un vero e proprio segreto di fabbricazione gelosamente custodito, appositamente assoldati dall'associazione criminale per coordinare e visionare la produzione del primo ingente carico. I finanzieri hanno sequestrato circa 3,5 tonnellate di melassa di tabacco per narghilè, già pronta per essere immessa sul mercato per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Sequestrati anche 400 kg di tabacco trinciato e migliaia di sigarette artigianali già confezionate, nonché macchinari industriali del valore di circa 500.000 euro e 1,5 tonnellate di prodotti chimici. La accisa evasa è pari a circa 3,5 milioni di euro, mentre il tabacco consumato in frode è di oltre 10 tonnellate. I 12 soggetti dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando. Ci spostiamo in provincia di Pescara. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, si schiera al fianco dei residenti di via Lazio 61 a Montesilvano. Un disagio assoluto tra rifiuti e chiasso notturno che rende la vita delle persone difficili. Vediamo. Un nuovo grido di aiuto e di dolore è arrivato al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, da parte dei residenti di un palazzo di via Lazio a Montesilvano. A chiamare sono state le persone che abitano nello stabile, ma anche chi risiede nelle abitazioni limitrofe. La situazione continua ad essere insostenibile anche a livello di igiene e sanità pubblica per via dei rifiuti presenti nei pressi dell'edificio. Io sono tornato qui dopo pochi mesi, sono stato un mese e mezzo fa, perché decine e decine di cittadini mi hanno chiamato piangendo a telefono, sono tutti i cittadini di queste villette che stanno qui e non solo, anche i cittadini onesti del palazzo, dicendo che non possono dormire più la notte perché fino alle 5 di mattina questi delinquenti e criminali che occupano abusivamente e vivono qui dentro fanno baldoria. Quando va bene gettano l'immondizia dai piani alti qui sul cortile, potete vedere l'incuria, il problema anche di salute pubblica. Quando va male gettano l'immondizia all'interno dei cortili delle villette qui vicino, quindi potete immaginare il cittadino onesto che deve svegliarsi la mattina per andare a lavorare, è costretto a rimanere sveglio fino alle 7, alle 5 di mattina perché questi fanno baldoria, e a vedersi gettare l'immondizia dentro casa, bottiglie di vetro sparate dai piani alti sui tetti delle abitazioni vicine, è veramente indescrivibile. Qui si spaccia droga, ricordiamo che in un blitz di pochi settimane fa hanno trovato bossoli di calibro imponente all'interno delle abitazioni, bossoli di fucile, cioè qui non si scherza, non è che hanno i bossoli per giocare
giocare a carte, quindi c'è un problema di sicurezza e ordine pubblico. Allora io per la prima volta oggi chiedo anche un'unità fissa H24 di polizia anche qui in via Lazio 61 a Montesilvano presso il Palazzo della Vergogna, fissa come lo chiedevo per il ferro di cavallo, perché è una zona a rischio, anzi forse più del ferro di cavallo di Pescara. Chiedo lo sgombero immediato di tutti gli occupanti abusivi, perché qui ci sono più occupanti abusivi che assegnatari onesti, e una rigenerazione immediata di questo stabile, perché non può stare più in queste condizioni. Qui la proprietà è del comune di Pescara e insiste sul territorio di Montesilvano, quindi di concerto le due amministrazioni devono mettersi una mano sulla coscienza e intervenire, perché non c'è più tempo da perdere. Le chiacchiere ne hanno fatte tante, le promesse, promesse, sgombereremo, faremo, qua, solo promesse. I cittadini onesti non possono vivere più in questo tugurio pericolosissimo. Quella di oggi è l'ennesima visita che lei compie qui in via Lazio a Montesilvano? È l'ennesima visita, ma sono amareggiato perché tanti cittadini hanno paura, c'è molta omertà, e qui c'è solo un cittadino a fianco a me, l'unico cittadino coraggio che ha subito anche delle minacce assieme a me per gli interventi che abbiamo fatto in passato. La gente deve scendere in strada se vuole che si cambiano le cose, deve venire qua assieme a noi. Ricordiamolo, in altri quartieri a Pescara avevamo 80 persone dietro, i problemi sono stati risolti, qui non c'è nessuno, c'è solo un cittadino, non si possono risolvere così i problemi. Ecco, invito quindi i cittadini a fare squadra e a stare a fianco a noi. Continua la solidarietà sanitaria nella nostra regione. Il Rotarac 2090 ha infatti donato pulsosimetri e misuratori di temperatura alle ASL abruzzesi. Il servizio. Il distretto Rotarac 2090, rappresentato da Sara Tacconi e Emma Cori, ha donato alle ASL abruzzesi 440 pulsosimetri e 48 misuratori della temperatura. I dispositivi saranno consegnati alle UCAT, unità di coordinamento dell'assistenza territoriale, che gestiscono l'assistenza domiciliare dei pazienti positivi al Covid-19. Alla cerimonia che si è svolta in Piazza Unione a Pescara ha partecipato l'assessore alla salute Nicoletta Verì. Io sono qui per esprimere tutta la mia gratitudine a questo grande gesto di solidarietà riguardo al settore della sanità. Sono dei giovani che attraverso la loro sensibilizzazione, il loro prodigarsi, sono riusciti ad ottenere dei fondi e quindi acquistare prodotti importanti per le nostre aziende sanitarie. È importante perché ancora una volta mi permette di sottolineare quanto è importante l'assistenza sul territorio, e come ho già detto, appena ultimata la rete ospedaliera siamo già pronti per avviare l'attività della riorganizzazione della rete sul territorio, dove vedrà sempre di più un'assistenza di prossimità. Restiamo a Pescara, dove lo Stadio del Mare della città adriatica ha ospitato questa mattina la consegna delle 13 bandiere blu ai comuni abruzzesi che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento. Vediamo. 13 centri abruzzesi hanno celebrato questa mattina la conquista della bandiera blu 2021. La cerimonia ufficiale di consegna si è tenuta presso lo Stadio del Mare di Pescara. Le bandiere blu d'Abruzzo sono per la provincia di Chieti, Francavilla al Mare, Fossa Cesia, Vasto e San Salvo, per la provincia di Teramo, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Giulianova, Tortorete e Martinsicuro, per la provincia dell'Aquila, Scanno e Villalago, oltre alla città di Pescara. Sicuramente un riconoscimento importante, soprattutto perché c'è stata un'inversione di tendenza che negli anni precedenti aveva fatto perdere diverse bandiere blu nella nostra regione. Sicuramente un significato particolare è la bandiera blu a Pescara, che ricordiamo è l'unica città capoluogo di provincia insignita di questo riconoscimento, con tutti i problemi di balneazione che ha avuto negli anni precedenti, e quindi è un momento importante. È ovvio che il turismo legato alla spiaggia, ai nostri 130 km di costa, rappresentano ancora il core business del turismo abruzzese, legato ai nuovi movimenti turistici legati al turismo lento, legato al turismo in bicicletta, al trekking, legato ai nostri tre parchi nazionali, legato al nostro parco regionale, le tante aree protette che sono in Abruzzo e che rappresentano un aspetto complementare del turismo abruzzese. Pescara meritava la bandiera blu, la merita e l'ha ottenuta la prima volta che si è candidata, perché evidentemente Pescara ha i numeri, ha le potenzialità, ha la bellezza per ottenere questo riconoscimento internazionale, che è un percorso che premia tutti coloro che si sono impegnati, dalle istituzioni ai cittadini,
e che deve essere un punto di partenza per migliorare sempre di più, perché Pescara deve essere sempre più bella, sempre più accogliente, sempre più dinamica, sempre più vitale, perché Pescara è questa, è il sole, è il mare al centro della città, è la possibilità di vivere il mare 365 giorni all'anno. Non esiste una città come Pescara che ha queste caratteristiche, quindi la bandiera blu era nel nostro cuore, nella nostra mente, e adesso l'abbiamo anche ottenuta. Roseto è una delle località che ce l'ha da tempo più risalente, l'abbiamo persa solo nel 2016, se non ricordo male, prima del mio arrivo, l'abbiamo ripresa e adesso è una conferma che ci fa tanto piacere. Io ringrazio tutta la città, in particolare per la raccolta differenziata, ringrazio i cittadini che la fanno in modo encomiabile, i balneatori, gli albergatori, è un vessillo che ci guadagniamo tutti con una gestione dell'ambiente, del verde, della raccolta differenziata, con le nostre spiagge che sono piene di assistenza bagnanti e quindi i turisti possono stare al sicuro. I requisiti che la FEE dà per riconoscere questo vessillo, Roseto ce li ha tutti, insieme a quasi tutte le sette sorelle della costa teramana, ed è un grande orgoglio per noi perché accogliamo oltre quasi il 65% del turismo balneare della costa abruzzese. Quindi ogni anno ci lavoriamo e ringraziamo la FEE perché questo vessillo è molto apprezzato dai turisti. Un riconoscimento importante che si lega alla bandiera verde, vasto spiaggia dei pediatri, spiaggia dei bambini, spiaggia delle famiglie, spiaggia dell'acqua bella, pulita, spiaggia che sposa la bellezza di una città che è uscita da un quadro meraviglioso, segno di un creato e di un disegno divino che ci ha regalato tanto e ci regala tanto. Tante bandiere blu nella nostra regione, questo cosa vuol dire? Significa che la regione verde, la regione dei parchi, la regione del turismo, della cultura, che deve divenire anche la regione della Via Verde, della Costa dei Trabocchi, la regione su cui investire risorse importanti per uno sviluppo ecosostenibile, bloccare gli stupri cementisi lungo la costa, pianificare un futuro fatto di verde, di transizione ecologica. Apriamo ora la pagina dello sport, nuovo allenatore, nuovo DS per il Pescara, nuvoloni neri che incombono sul Teramo. È un giugno agli antipodi per le due abruzzesi di Lega Pro. I biancazzurri hanno ricominciato un progetto nuovo, di quello biancorosso ancora nessuna traccia. Jacopo Forcella. Il Pescara riparte e il Teramo invece trema. Le due abruzzesi di Lega Pro vivono momenti diametralmente opposti. La parte finale del mese che dovrà portare all'iscrizione al prossimo campionato. Ufficiosi da ieri, ufficiali da questa mattina, in casa biancazzurra gli arrivi di Luca Matteassi come direttore sportivo e Gaetano Auteri come allenatore. Due tasselli indispensabili per iniziare a programmare la prossima stagione. I contratti ancora in essere e i rinforzi da cercare saranno gli argomenti sul tavolo. Perché per un allenatore come Auteri, che ha nel 3-4-3 un vero e proprio credo, vanno scelti i giocatori specifici, cosa che ad esempio è stato fatto solo in parte lo scorso anno a Bari. Per quanto riguarda il settore giovanile, Giuseppe Geria e Pierluigi Ervese saranno confermati, come dice anche il presidente Sebastiani. È una cosa che ancora non tocchiamo, perché comunque sia abbiamo appena finito e soprattutto avevamo una priorità che era la prima squadra. Adesso nei prossimi giorni ci lavoreremo, però credo che Geria, il lavoro fatto da queste due figure sia sotto gli occhi di tutti. Quindi Geria ha fatto uno straordinario lavoro in questi anni nel settore giovanile del Pescara. Gigi l'ho riportato io nel Pescara, quindi credo, visto che si dice sempre che faccio tutto io, credo che Gigi possa essere sicuramente l'allenatore della prossima stagione della primavera, e quindi non credo ci siano grandi novità, a meno che magari gli stessi non abbiano idee diverse o ambizioni diverse. Agli sgoccioli invece l'avventura di Andrea Gessa come team manager. Ma questa è un'altra cosa che dovrò decidere. Voi sapete il legame che io ho anche con Andrea, con tutti i ragazzi che hanno sempre lavorato con noi, però credo che sia arrivato il momento di mettere un punto e di ripartire con una serie di figure, perché poi negli anni magari ci si abitua e si rischia che le cose che si devono fare in un certo modo si fanno in maniera diversa. Nessuna novità invece per quanto riguarda il fronte societario. D'altronde anche la discesa nell'inferno della Lega Pro non aiuta affatto. Si parla tanto, poi si incontrano persone, poi alla fine si stringe e non c'è nulla di fatto, o perlomeno non ci sono idee che collimano con le persone serie, nel senso che
Io, tutti quanti noi vorremmo avere un aiuto, ma vorremmo avere un aiuto da gente che ha veramente la voglia di aiutarti e che ha intenzioni serie e soprattutto se lo può permettere. E questo è difficile da trovare, soprattutto in piazze come le nostre che non sono appetibili sotto altri aspetti, perché se permettete gli americani vanno a Parma, vanno a Pisa, vanno a Roma, sicuramente Pescara, che è una città che io non cambierei con nessuna di quelle che ho appena detto, però non ha evidentemente l'appeal che hanno queste altre città. Tutt'altra aria invece a Teramo, perché se a Pescara l'iscrizione non sarà affatto un problema, in casa biancorossa è impossibile pensare al campionato che sarà, perché dopo il comunicato di ieri mattina di Iachini la prospettiva di dover rinunciare alla terza serie è concreta. Ovvio che dopo il rinvio dell'approvazione del PEF ci si attendeva una mossa simile. Iachini ha evitato di citare il piano economico-finanziario nel comunicato, ma l'omissis non sembra aver sortito l'effetto desiderato, perché la distanza temporale tra la seduta di martedì e la nota di 24 ore fa è troppo ridotta per non poter avere più di un sospetto. Peraltro si tratterebbe di mancata iscrizione al campionato, giocatori svincolati e anche Iachini stesso svincolato dal dover mettere in campo quello che manca per terminare i pagamenti di questa stagione, che in quel caso sarebbero coperti dalla fideiussione. La somma che invece Iachini doveva assicurare, più quella che immagina di dover investire per allestire una squadra che comunque andrà rinnovata, sono fattori che avrebbe sopportato solo a condizione di avere un bonolis per ulteriori 59 anni. Appena offuscata questa prospettiva, ecco la volontà di un passo indietro. Esattamente come lo scorso anno, la minaccia di non partire e poi la mini conferenza di pochi secondi per firmare dei fogli a beneficio di telecamere. È evidente che l'anno passato gli effetti erano stati più o meno desiderati. Quest'anno la mossa del o così o me ne vado è stato, possiamo dirlo, un vero e proprio buco nell'acqua. Tornare indietro adesso avrebbe persino maggiori controindicazioni. Non una grande scelta, non c'è che dire. Scendiamo di categoria. Ieri penultimo impegno di una stagione travagliata per il Castelnuovo, che sta affrontando un tour de force incredibile per concludere il torneo. Domani alle 16 ultimo atto al Fadini contro il Giulianova, ma intanto il mister neroverde Guido Di Fabio traccia un bilancio dell'annata. Il tecnico l'anno prossimo sembra essere destinato a guidare l'Aquila in eccellenza. Vediamo. Sinceramente ci dispiace un po' a tutti quanti, perché penso proprio per quello che hanno fatto vedere questi ragazzi quest'anno l'avrebbero meritato, però purtroppo siamo incappati in questa cosa a fine stagione. Io ti dico la sincera verità, sono orgoglioso di questi ragazzi, perché ci sono ragazzi che hanno fatto 7 partite in 15 giorni, non mancando un minuto, e sono esausti. Dispiace che purtroppo per finire il campionato abbiamo dovuto giocare ogni 2 giorni, perché altrimenti magari ancora avevamo forse qualche speranza, però arrivi in un certo momento che quello che ti interessa è che non si facciano male, perché hanno dato proprio, abbiamo raschiato dal fondo del barile tutte le loro energie. Ho detto, mi dispiace sia andata a finire così, però orgogliosissimo di questo gruppo veramente. C'è qualcosa, a parte il Covid, durante la stagione che le fa venire il rammarico poi per come è andata a finire? Noi abbiamo fatto bene per lunga parte del campionato, poi c'è stato un periodo dove in 6 partite abbiamo raccolto poco per quanto seminato, e in quel momento lì forse abbiamo pagato un attimo un po' di stanchezza, e c'è stato, non siamo riusciti magari a fare anche un mercato per rinforzare la squadra, quindi questi ragazzi si sono stretti quelli che erano tutti insieme cercando di dare il massimo. L'obiettivo l'avremmo raggiunto sicuramente lo stesso, però purtroppo poi è capitato questa cosa qui e non ci siamo riusciti. In questi giorni anche il suo nome è stato avvicinato ad altre società. Nel futuro di mister Di Fabio c'è ancora Castelnuovo o è da vedere e da parlare adesso a fine campionato? No, adesso ci mettiamo a tavolino con la società e vediamo
quello che c'è da fare, capito? Così, quello che la società vuole fare prima di tutto, poi dopo decidiamo il futuro. Sì, qualcosa c'è stato anche per me, e niente, c'è solo io. Ho sempre detto a tutti che la prima cosa in questo momento era finire il campionato degnamente, il migliore dei modi, e poi avremmo parlato di futuro, senza dubbio prima di tutto il Castelnuovo. Ultimo impegno di campionato per il Pineto, che tra le mura amiche cerca il pass playoff contro un Campobasso già promosso e senza più obiettivi. L'attaccante biancazzurro Ciarcelluti è certo che quella della sua formazione sarà una prova gagliarda e di grande intensità. Vediamo. Sono contentissimo di essere tornato in campo ad aiutare i miei compagni. Il punto, come è tutto, importantissimo. Serve poco in ottica di cambiamento la situazione attuale, però siamo fiduciosi di riuscire a vincere la partita più importante e garantirci un posto nei playoff. Speriamo di finire quest'annata da terzi, sperando anche nella combinazione degli altri risultati, però l'unico nostro obiettivo è arrivare sabato e vincere. Diciamo che il Campobasso, come tutto, avendo già vinto il campionato, magari avrà meno fame sicuramente di noi. La partita che andremo a fare noi domani è una partita da squadra affamata, che sa quello che vuole, che vede l'obiettivo a portata di mano, quindi vuole allungare il braccio e andare a prendere quello che gli spetta, quello per cui abbiamo lottato dall'inizio dell'anno fino all'ultima partita, che sarà sabato. La stagione si sa, le stagioni, gli allenatori, i giocatori, ci si ricorda sempre delle ultime partite, quindi finire il campionato nel miglior modo possibile è una cosa positiva sia per il Pineto Calcio, che per in questo momento per me e per noi è al primo posto, che per il giocatore singolo, per cui l'avanzata della squadra in questo percorso va poi a favorire ogni singolo giocatore della rosa. Sì, sicuramente sarà festa per il Campobasso, ma ci sarà una piccola sorpresa anche da parte nostra, organizzata da me in primis, ma da tutta la squadra, perciò chi ci segue da casa e soprattutto chi è allo stadio, non andate via dopo il triplice fischio, ma continuate a seguirci, che ci sarà questa piccola sorpresa che spero vi piacerà. Oggi a Pescara l'attesa finale del primo torneo di calcio camminato Walking Football Memorial Adriano Napoli, organizzato dalla WISP presso il Nikki Beach Club. Si sfideranno alle ore 17 la squadra del Kral Poste contro la rappresentativa WISP e alle ore 18 la squadra EB della ASD Uguali nello Sport Giuliano Visini. Alle ore 18:45 l'attesa gara per l'assegnazione del primo e secondo posto del torneo, i Vigili del Fuoco contro Kral Regione Abruzzo. A seguire alle ore 18:45 circa la premiazione ufficiale con la cerimonia di chiusura del torneo e la consegna dei premi, che andranno a tutte le squadre partecipanti e al capocannoniere del torneo. Saranno presenti, oltre a rappresentanti della WISP, organizzatrice del torneo, Tiziana Di Paola, vedova di Adriano Napoli, a cui il torneo è dedicato, e l'assessore Nicoletta D'Inizio, che ha sostenuto l'iniziativa. Anche a Pescara quindi ha esordito questa nuova disciplina che tanto ha interessato e coinvolto tantissimi sportivi che si dedicano ora al calcio camminato. Una competizione del tutto particolare, con regole che consentono di praticare questa disciplina a tutti, anche a chi non è giovanissimo. La regola principale è non correre. Valgono le regole della marcia: non possono essere staccati contemporaneamente entrambi i piedi da terra e sono vietati i contrasti. Il pallone a rimbalzo controllato inoltre non può alzarsi sopra il 1,50 m di altezza da terra. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che tutti i servizi sono disponibili sul canale YouTube e al sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento col TG6 alle ore 19. Grazie per averci scelto.